Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Guendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Guendalina Ferro. Oggi sono in collegamento telefonico con Enrico Rigolin. Ci sei di là, vero Enrico? Ci sono presente. Ecco, lui Enrico è una delle sigle sindacali della CISL, perché proprio stamattina in conferenza stampa ad Adria si è parlato della situazione dei lavoratori della Socoterm e tu eri uno dei relatori, vero Enrico? Sì. Anche tu eri presente, sì. Riprendo quindi facciamo capire ai nostri radioascoltatori qual è la problematica per i lavoratori di Socoterm. Sì, ero presente io, che sono della CISL, la mia collega Federica Franceschi della CGL, le RSU, che vuol dire le rappresentanze sindacali unitarie, e eravamo ospiti in comune ad Adria, perché in tutta questa vicenda ci siamo subito appoggiati alle istituzioni. Quindi il sindaco di Adria, Omar Pierato, aveva concordato con noi al termine dell'assemblea che abbiamo avuto nel piazzale dell'azienda di Adria in via Risorgimento, abbiamo concordato di fare una conferenza stampa per portare nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica il problema di Socoterm. Certo, ci spieghi un attimo, no? Solo per far capire ai nostri ascoltatori che tipo di azienda è Socoterm, con chi lavora e come mai purtroppo, ahimè, si è arrivato a questo punto di crisi. Sì. Socoterm è un'azienda che applica il contratto della gomma plastica industria, che è uno dei contratti che seguiamo noi, quindi seguiamo anche i chimici, per capirci, e già 10 anni fa aveva avuto un grande periodo di crisi, arrivando proprio, è stato in concordato, è uno dei rari casi, dei primi casi di concordato preventivo che poi risolve la situazione di crisi, e all'epoca era di proprietà di un imprenditore vicentino, si chiama Soave, e poi è stata acquistata da un fondo, poi da una multinazionale. Quindi il punto di partenza è che Socoterm Adria è di proprietà del gruppo della multinazionale Shawcor, che ha sede in Canada e che ha più siti nel mondo. Loro operano nel mercato oil and gas, quindi legati al mondo del petrolio, e la situazione mondiale, il valore del barile attuale del greggio è bassissimo, e quindi noi da Adria da sempre dipendiamo dagli investimenti. E le società petrolifere stanno investendo molto molto poco, un settore che soffre molto in questo periodo. Il valore delle azioni delle aziende oil and gas non sta andando bene, la casa madre Shawcor aveva da poco pubblicato la trimestrale, quindi noi eravamo reduci dall'incontro in regione il 24 novembre, anche lì abbiamo attivato, cioè proprio si chiama unità di crisi, abbiamo attivato un tavolo in sede istituzionale, quindi eravamo già stati a Mestre in luglio, già con le nostre mascherine, adesso invece gli incontri si fanno con una app, cosa che è abbastanza difficile rispetto al vedersi in persona. Sì, direi di sì. E quindi noi abbiamo già avuto l'incontro, diciamo pure, passami è la verità, insomma, in sede istituzionale, perché siamo stati convocati dalla Regione Veneto. L'assessore alle attività produttive è ancora la bravissima Donazzani, che ci aveva seguito 10 anni fa, pensa a te. E poi sono stati convocati anche i top manager di Socoterm. Nella riunione in sede regionale del 24 novembre l'azienda ci ha ufficializzato che abbiamo perso una importante commessa che si sarebbe dovuta lavorare nel 2021. Di quello che succede dal punto di vista pratico, forse non l'ho ancora detto, quello che viene fatto ad Adria è il rivestimento dei tubi che poi vengono posati sottoterra o in fondo al mare e che trasportano petrolio, greggio oppure anche LNG, come in questo caso. LNG vuol dire è il gas liquido, certo. lo stesso che c'è a largo di Porto Levante, sì. C'era questa commessa del criogenico, che noi abbiamo sempre chiamato LNG, che
che è di un committente grossissimo italiano, ecco che mi scappa il nome, un classico delle dirette. Tranquillo, vai pure avanti dopo se ti viene. Era posato in Mozambico, ma che viene prodotto a Lendinara. È da un anno, che più di un anno, che aleggia anche negli incontri che noi abbiamo sempre avuto in Sototherm. E tu capisci che, voi capite, che quando un tubo viene prodotto a Lendinara, noi abbiamo costi di trasporti ridottissimi, perché tu fai Lendinara, rivestiamo il tubo e poi il tubo va al porto di Ravenna, dove viene mandato per arrivare poi in Africa, dove deve essere messo in posa. Certo. E quindi facevamo conto di questo prodotto, questa lavorazione, è una commessa che noi abbiamo sempre chiamato LG. E in realtà il committente, quando viene in mente te lo dico. Sì, allora intanto andiamo in pausa musicale, rimani lì Enrico. Vedrai che me lo ricordo. Certo. Rieccomi di nuovo in collegamento con Enrico Rigolin, sigla sindacale, per parlare delle problematiche legate ai lavoratori, non tanto ai lavoratori, ma alla ditta Sokoterm, dove lavorano quante persone, Enrico? Ci sono state delle uscite in questi lunghi mesi di cassa integrazione, credo saremo sulle 80 unità attualmente. Non sono poche qui ad Adria, qui ad Adria in sede Sokoterm. Sì, noi ci eravamo lasciati con un mio lascito. Esatto, dai, partiamo da lì. Recuperato. Il nome che non mi ricordavo del committente è Saipem, colosso mondiale, pezzo fondato da Enrico Mattei a fine degli anni 50. Quindi la Saipem è grossissima, è italiana ma lavora in tutto il mondo, e questa commessa che avremmo dovuto fare ad Adria è venuta meno. Quindi quello che succede è che noi abbiamo commesse 2021 pari a zero, e il management, nell'incontro che noi abbiamo avuto in sede regionale, che è sempre il 24 novembre, ci ha detto: non ho nessun progetto in previsione, non sono fiducioso. Shopor, cioè la casa madre, sta valutando la situazione e non posso dirvi che sto guardando gli appunti, quindi virgolettato, e non posso dire che porterà buone notizie per ora, però usiamo la CIGO e entro febbraio decideremo. Quindi il tavolo regionale si è aggiornato, e il manager Mr. Gibson aveva chiesto entro febbraio. Noi vediamo la regione e il comune dalla nostra parte, dalla parte dei lavoratori, per cui sappiamo che già a gennaio la Donazzano, la Regione Veneto, ci riconvocherà per gli aggiornamenti del caso. Certo, insomma non è una situazione rosea proprio a livello di futuro, visto che, come mi stavi dicendo e confermando, non ci sono prospettive di commesse firmate per il prossimo anno. Questo... No, e c'è una battuta, e non mi ricordo se l'abbia fatta stamani in conferenza stampa, come si dice, a microfoni spenti, ma siamo tra di noi, si può dire... E lì non è che tu vai e devi dammi due etti di conto, c'è un lavoro da fare che presuppone mesi di preparazione. Quindi certo, noi abbiamo messo in dubbio questo continuo temporeggiare da parte di Sciocore della casa madre. Cioè, una realtà di queste dimensioni e con questo genere di commesse non può decidere a febbraio cosa succede a marzo. Forse lo sa già da mesi, e siccome lo sa già da mesi, si riempiono la bocca di responsabilità sociale, di impresa e questo genere di cose, forse è opportuno che ci dicano la verità e che ci dicano davvero che intenzioni hanno per il nostro sito di Adria. Certo, non è una cosa, non è una bella cosa messa così, anche perché leggendo quello che è stato il comunicato della regione sembrava molto più leggera la situazione, se devo essere sincera. Stamattina tra l'altro è venuto anche fuori in conferenza stampa questa cosa. Sì, la regione è un'istituzione, è un ente terzo, ti assicuro che nella parte orale, quella che è stata detta e che io ho negli appunti, la presente era materialmente l'Osego, che è un funzionario della regione, lui ha ribadito l'attenzione sarà massima, e ha parlato esplicitamente di un confronto più serrato nel prossimo periodo. Quindi nella regione in questa fase noi sappiamo di avere un alleato. È vero che il comunicato stampa che loro hanno pubblicato e che tu citi ha dei toni molto più light. Posso assicurarti, visto che siamo trapolesani, che ad esempio
nel tavolo che c'è stato per la crisi Ecolab Esofor qui di Rovigo, io ho visto lo stesso funzionario della Regione Veneto mettere in grossa difficoltà un top manager di una multinazionale, quindi sanno incalzare, davvero sanno esserci di aiuto. Certamente qua noi abbiamo un'azienda che non ci ha detto cosa vuol fare da grande, quindi non è che abbiano detto proviamo a vendere, vorremmo ridurre il personale, hanno rinviato tutto al prossimo incontro. Che è fissato per quando? Quello di febbraio che dicevi o prima? Sì, no, Gibson aveva detto febbraio, in chiusura d'incontro l'Osego diceva proprio un confronto più serrato e ha detto il prossimo incontro sarà a gennaio, quindi ci aspettiamo un prossimo incontro a gennaio. Noi nell'assemblea che abbiamo fatto dopo questa riunione regionale, quindi riunione con la regione il 24 e il 25 mattina, eravamo nel piazzale dell'azienda, con certo, i microfoni tutti distanziati con le mascherine, a spiegare cos'era successo, e abbiamo deciso di indire lo stato di agitazione e deve essere chiaro, cercheremo di iniziare con qualche hashtag, perché queste multinazionali sono infastidite anche dalla comunicazione social, cercheremo di fargli capire che non siamo intenzionati ad arretrare, nel senso che non so se tu hai memoria, ma a Botri qualche anno fa una lotta, quella quando i giapponesi volevano chiudere Ajinomoto a Botrighe, sì, abbiamo visto la comunità aiutare i lavoratori mettersi a presidio della loro fabbrica davanti ai cancelli. Io so che questa cosa può suonarvi così un po' 70s, un po' fuori moda, però quando la situazione si fa difficile non è escluso che arriviamo a fermarci davanti ai cancelli il prossimo anno, se ce ne sarà bisogno. Certo, e questo ha un effetto ridondante, che sono una multinazionale fa effetti sulla borsa, in borsa magari anche, no? Sì, loro hanno pubblicato la trimestrale e la divisione, quella lì, Oil and Gas, sta già perdendo molto, hanno già chiuso siti, hanno chiuso in Malesia, quindi sono già in fase di ristrutturazione del debito e di taglio dei costi. Il momento è negativissimo. Però non si molla, la speranza e il lavoro da fare per cercare di mantenerlo, se si può definire così, c'è tutta da parte vostra, e stamattina in conferenza stampa proprio è venuta fuori tutto, insomma, dalle varie posizioni e dai relatori che hanno discusso stamattina, insomma. Sì, sicuramente. E quindi... Sì. E quindi io, Enrico, ritornerò a ricontattarti per portare... Esatto, mi hai rubato le parole. Visto quello che ti sto dicendo, questo necessariamente diventa una rivederci. Sì, anzi una risentirci, perché in radio andiamo con la risentirci, no? E quando hai novità, che magari, prima magari anche dell'incontro, che accada qualcosa o che si muova qualcosa... Sai che noi ci siamo per dare l'informazione non solo ai nostri radioascoltatori di quanto sta accadendo nel territorio, ma anche per farci sentire, perché una volta terminata la diretta di questa intervista andrà dal nostro podcast, che potrà essere linkato e quindi diffuso attraverso i social, i media e quant'altro, quindi anche la radio, fa la sua parte. Enrico, grazie per le tue informazioni, auguro a te e ai nostri ascoltatori una buona giornata. Ciao, grazie.